Benvenuti amici soft gunner e softeristi, questo è Airsoft Caesar. Io sono Caesar e oggi vi presento un altro dei miei fantastici loadout. Loadout ispirato ai gunner del DevGru in ambientazione desertica o urbana. In questo caso io ho costruito un loadout, un setup per giocare in estate. Detto questo, andiamo subito veloci con la recensione a presentare in tutta la sua bellezza l'headset. Allora, come headset, come elmento, io ho utilizzato un Mitch 2001 in fibra, di cui potete trovare la recensione all'interno del canale. Ripercorrendola velocemente, abbiamo una luce di via, una Petzl Tactica a tre luci. Abbiamo delle patch, una US Air Flag, una Calico Jack, una patch identificativa dei Navy Seal, un attacco Notros Triol, un braccetto per visore notturno, un mount sempre Notros TA-TM, una luce V-Light, in questo caso replica E-Light, e uno strobo MS2000, anche questo replica. Come visore troviamo ovviamente un visore dummy, un PWS 15, soltanto diciamo per estetica. Questo diciamo è l'effetto che, come potete vedere, fa con il visore tirato giù questo bellissimo headset. Come apparato radio, come cuffie, metto delle Sordin, delle MSA Sordin, replica della Z Tactical, e come protezione del viso adotto una Dust Mask per UTV e ATV. Questa ho fatto anche l'unboxing, è una maschera realmente utilizzata dai Navy Seal e dal DevGru per le missioni di ricognizione nel deserto con i Sandrail o con i Buggy. Quindi detto questo, più o meno vi ho presentato tutto l'headset e ora andiamo a vedere per quanto riguarda la first line. Ora posiziono la videocamera e vi faccio subito vedere. Eccoci qua, come first line utilizzo nella parte superiore, non utilizzo una mimetica, ma bensì ho una maglietta in dry fit colorazione Army Brown della Under Armour, customizzata tramite l'attacco di alcuni velcri nella parte delle maniche, la parte superiore delle maniche, con patch US Flag IR e la patch identificativa dell'operatore, in questo caso JK5, e una patch del Demon Hunter identificativa del DevGru. Come fist line nella parte superiore non ho altro da dire, in quanto non uso una mimetica. Adesso invece vi faccio vedere la fist line nella parte inferiore. Bene, eccoci tornati. Per la fist line nella parte inferiore metto dei pantaloni USN in Aurun 1 MWU Type 2. Pantaloni diciamo che usa la marina americana, veramente molto belli e molto comodi. Uso questo pantalone, non un taglio combat, perché in alcune ref pick si vedono i gunner con pantaloni diciamo più larghi e più comodi e non in taglio combat. Loro sicuramente montavano dei Cry Precision Field Pant. Io purtroppo non ne ho trovati le taglie e invece diciamo ho sopperito a questa mancanza con quest'altro pantalone, che è comunque materiale originale e che è molto bello, e secondo me come diciamo impatto visivo è gradevole e funziona piuttosto bene. Già che sono nella parte inferiore, vi dico che diciamo che scarpone, che boot uso dei Salomon Cast 4D GTX in colorazione grey, immancabili in un setup diciamo come questo. Adesso torniamo su nella parte per vedere la second line.
Eccoci tornati per la second line. Come second line io utilizzo sotto uno split in colorazione Auruno 6094, replica della marca Phoenix che avete già visto nel precedente loadout Auruno Hour 2 dei Navy SEAL. Per quanto invece riguarda il chest rig, monto in questo caso un 1961H della BTG. Il 1961H è il chest rig, diciamo, fatto per i gunner, in quanto troviamo due tasche porta caricatori per l'M249 nella parte frontale che non sono asportabili. Troviamo la caratteristica zip centrale per facilitare sia diciamo, lo smontaggio che il montaggio del chest rig. E poi troviamo altre due tasche che invece sono collegate mediante degli attacchi molle nella parte laterale. Come potete vedere, una e due. Io vi ho fatto vedere il setup com'è, diciamo, di base. Sicuramente toglierò queste due tasche porta M249 laterali per avere un maggiore comfort nei movimenti. Detto questo, ora lo andiamo a vedere, diciamo, in completo, dalla destra fino alla sinistra. Nella parte centrale destra troviamo la solita tasca porta caricatori per M249, dove al suo interno alloggio un caricatore di ricambio per la Minimi MK46 che possiedo, che vi farò vedere dopo. Spostandoci sempre verso destra, possiamo trovare un porta caricatore per pistola della A2 Tactical, sempre in colorazione Aur 1, dove al suo interno io tengo sempre un multi-tool della Leatherman, molto molto utile quando si gioca in ambientazioni urbane o CQB. Poi abbiamo una M18 Smoke Grenade Yellow, ovviamente dummy, messa qui personalmente per i fini estetici, e poi una porta M249. In questo caso io non ci tengo niente, ma se la dovessi usare la utilizzerei come utility, e sempre in colorazione Aur 1, e questa invece è attaccata mediante passanti molle e quindi è asportabile come tasca. Invece nella parte centrale, sempre verso sinistra, tengo una scorta di pallini, quindi un sacchetto di pallini che mi possono servire per ricaricare sia il caricatore di riserva che quello che ho in canna della Minimi. Poi, procedendo sempre verso sinistra, ho una MTBR Pouch, sempre in Aur 1, sempre della BTG, con all'interno la mia fedele Baofeng e un PTT replica TEA, replica del TEA della Zeta Tactical. Procedendo sempre verso sinistra, troviamo un'altra tasca porta M249, sempre in colorazione Aur 1, dove io all'interno custodisco il kit medico personale. Dopodiché, nella parte, diciamo, finale del chest rig, ho attaccato mediante degli elastici un Combat Application Tourniquet, un laccemostatico militare. E subito sopra troviamo le forbici per tagliare i vestiti in situazione di emergenza. Nella parte, diciamo, del retro del tattico possiamo trovare una tasca porta vescica di idratazione large, che può contenere fino a una vescica di 3 litri, se non mi ricordo male, sempre della BTG, attaccata al chest rig mediante dei fastex. E possiamo vedere la parte, diciamo, posteriore dello split in Aur 1 della Phoenix. Bene, questa era la second line. Come accessori, oltre a ovviamente le tasche, ho una vescica di idratazione della Camelback, che, diciamo, la porto sul davanti il tubo e lo tengo fermo con un moschettone. Abbiamo delle patch identificative dei Navy SEAL nella parte frontale, e come guanti adotto dei Mechanics Heavy Duty Old Generation, un pezzo molto raro e molto bello, di cui sono veramente fiero. Sono dei guanti fantastici.
Bene, detto questo, non ho granché da aggiungere a questo, secondo me, setup molto molto carino e molto estivo, soprattutto, diciamo che io l'ho fatto per giocare proprio in questa stagione estiva che ormai è definitivamente arrivata e che quindi fa un caldo boia. E secondo me è un ottimo setup per quanto riguarda ovviamente il ruolo del gunner, perché abbiamo la possibilità di montare veramente, di portare dietro tanto tanto munizionamento, però gestito in una maniera molto intelligente e che non affatica assolutamente le spalle come possono essere magari le Charnes. Invece, con questo, diciamo, con questo sistema adottato dall'LBT, io sono sicuro che mi troverò molto bene. Non l'ho ancora provato in game, ma sono sicuro che è veramente il top per quanto riguarda un setup da gunner. Non mi resta tanto altro da farvi vedere, se non ovviamente l'arma primaria, e cioè la Minimi. Eccola qua. Ovviamente questa è la Minimi, trovate la recensione all'interno del mio canale, è un MK46 Mod 0 customizzata su base AEK. Veramente molto bella e secondo me fa anche una bellissima figura, diciamo, con questo setup. Come vedete è una mitragliatrice veramente molto bella e di tutto rispetto. Abbiamo messo la cinghia. Eccoci qua, e ora possiamo farvi vedere tutta la mitragliatrice. Questo, diciamo, è l'effetto che fa il setup. Ovviamente ho tolto la dust mask per esigenze di parlata e di dizione nel video, se no non capivate granché. Comunque, questo è il setup completo e finito da gunner del DevGru e dei Navy SEAL in colorazione AUR1. Diciamo per ambientazioni desertiche o urbane CQB. Io non ho altro da aggiungere se non ovviamente lasciandovi la visione di questa bellissima replica e del setup in toto, e non mi resta altro che chiudere con la solita frase di incoraggiamento. Per voi tutti amici soft gunner che mi guardate, grandi like ai miei video, condividete i video, iscrivetevi al canale e supportatemi sempre. E non mi resta altro che fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!